Buongiorno soprattutto agli amici delle varie forze civiche e politiche che hanno determinato questo momento, che hanno determinato questa alleanza. E quindi faccio i saluti nello specifico, quindi buongiorno a Claudio Milandri di Fratelli d'Italia, buongiorno a Francesco Villa per Nuovo Centrodestra, per l'UDC che è la novità, entra a far parte di questa coalizione, di questa alleanza, di questa lista civica. Abbiamo qui Daniela Mazzoni, dirigente nazionale, e poi parliamo dei movimenti civici, quindi Faenza Senza Furti con Alice Biffi, Andrea Casadei per Faenza e Futuro, e poi dopo abbiamo Impegno Civico Romagna con Monica Marrone. Allora, vi dicevo, entrata in questa avventura anche l'UDC, con grande soddisfazione ha deciso di condividere con noi questa emozionante sfida. Parliamo un attimo del Museo delle Ceramiche prima di iniziare a fare questa conferenza, perché abbiamo scelto questo luogo così importante a livello simbolico per la città. Abbiamo ragionato molto su dove fare questa conferenza fondante, abbiamo ragionato molto su che cosa si potesse fare per avere un impatto, per dare una svolta, no? Dopo tutto il lavoro fatto, per trovare una quadra tra le varie forze, tra le varie idee. E a livello di impatto ci pareva molto interessante fare la conferenza proprio nel luogo dove il sindaco Malpezzi si era ricandidato, quindi la terrazza del comune. Ci pareva un gesto altrettanto potente e interessante, però siamo andati oltre, abbiamo detto: ma io Faentino dove può trovare le origini? Beh, può trovare le origini nel simbolo per eccellenza della città, nel MIC, quindi patrimonio dell'UNESCO, Museo Internazionale delle Ceramiche, uno dei pochi simboli che è rimasto in questa città depredata di tutto, anche per colpa appunto di questa giunta. E quindi ci sembrava logico partire da qui, e ci sembrava forse la cosa migliore, riuscire a partire da qui. Bene, detto questo, iniziamo a presentare quella che è la lista intanto e quelli che sono gli obiettivi della lista. E per farlo scendo un attimo giù con voi, così parliamo anche del simbolo. Allora, intanto per lo sviluppo di questo simbolo ringrazio Luigi Gavazzi, che è soprattutto il portavoce di Io Faentino, ma anche il grafico che ha sviluppato questo simbolo interessante. In questo simbolo troviamo il significato di quello che è Io Faentino. Voi vedete una F, ovviamente, che ricorda Faenza, il Faentino, e la I di Io, che però indica anche la persona. Questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo come lista, cioè una politica che torna alle persone, una politica che si ridimensiona, che non pensa più alle società partecipate, che non gestisce più la macchina comunale come macchina che deve fare qualcosa su diktat di partito o che si muove comunque su linea di partito, ma qualcosa che ritorna alla dimensione più umana, che pensa ovviamente a fare il comune, un comune che pensa a fare il comune, che pensa alle persone, una politica che va nella direzione delle persone, è una politica che per forza di cose non può far altro che riportare le persone a sé, che è quello che manca oggi nella nostra società, la disaffezione della politica, perché la politica pensa ad altro piuttosto che ai problemi dei cittadini. Quindi questo è il passaggio importante, le persone, tornare a parlare di persone e di problemi concreti, quelli della strada, quelli che l'uomo normale sente. Questo è l'obiettivo, quindi al centro di tutto appunto l'individuo, cioè torniamo a parlare di individui, non è una cosa banale, come non è una cosa banale l'esperimento che viene fatto, perché se voi ci pensate, questa alleanza strana tra movimenti civici e partiti è qualcosa comunque, io credo, di lungimirante,
è un esperimento, secondo me, che rappresenta anche una sfida, perché nei comuni piccoli, sotto i 15.000 abitanti, ormai è diventato d'obbligo, no? Per tutti i partiti presentarsi con dei simboli, liste civiche o che altro, ma questo progetto invece è molto diverso. Qui esiste una lista civica che è stata fondata da movimenti civici, cioè Faenza e Futuro, Faenza senza furto, Impegno Civico Romano. Hanno deciso una linea importante, hanno deciso una linea dei trattati, dei tratti di programma, e fatto questo hanno colloquiato con le forze politiche. Ma alle forze politiche è stata chiesta una cosa importante: sei disposto tu a lasciare il tuo simbolo fuori dalla porta e a portare dentro soltanto i tuoi valori? Questo è un passaggio molto importante, perché vuol dire avere il coraggio di lasciare le logiche romane fuori e di portare, fare un passo avanti invece nell'interesse dei cittadini. E questo secondo me è un passaggio determinante. Cioè accettare una mission che va oltre il partito, accettare una mission che parla soprattutto di persone, metterci la faccia in primo luogo. Questo secondo me è il passaggio fondamentale di questa lista, e credo che sia un passaggio innovativo e determinante, e credo anche che in questa sfida la gente saprà recepire quello che c'è di nuovo dietro a questo. Almeno questa è la speranza. È una sfida coraggiosa, ma noi ne abbiamo la forza. Quindi un passo indietro negli interessi generali anche di quelli che sono i movimenti civici, negli interessi generali di quelli che sono i partiti, ma un passo avanti verso Faenza. Io credo che questa sia una rivoluzione moderata, però una rivoluzione che non è quella dettata dal mal di pancia di Beppe Grillo. Credo che sia una rivoluzione che può portare a un'evoluzione finalmente di questa città. Io credo che con questa alleanza che ha prodotto questa lista civica che noi stiamo presentando oggi, andiamo a colmare un vuoto geopolitico che oggi nello scacchiere della città non c'è, perché abbiamo una sinistra a sinistra, una sinistra sempre più a sinistra, che vuol dire Giovanni Malpezzi, vuol dire solo Giovanni Malpezzi. Cioè, chi è di sinistra e mi dice no, però non mi va bene Giovanni Malpezzi, viene da me a piangere, faccio una scelta, perché oggi sinistra vuol dire Giovanni Malpezzi. Quindi la sinistra si identifica in un nome e il nome esprime una sinistra. Poi abbiamo il Movimento 5 Stelle, ovviamente, che si colloca da qualche parte con la sua protesta anche in maniera importante, e poi ci siamo noi che cerchiamo di essere un polo d'attrazione moderato, che ovviamente si apre a destra, ma che si apre anche a una sinistra moderata. Per me è impensabile che un uomo di sinistra che vive a Faenza continui a votare Giovanni Malpezzi. È impensabile. Quindi questa è l'offerta politica alternativa per tutti. Io credo che veramente tutti potranno votare questa lista. Perché? Perché andremo a elaborare un programma elettorale fatto da persone normali, non da dirigenti di banca, un programma elettorale fatto di cose concrete e possibili, dove ovviamente c'è il sentimento di persone normali, dove c'è il cuore di persone, e ritorniamo alla persona. Quindi io credo che tutto questo sia un passo importante, e credo anche che gli elettori del PD saranno in difficoltà in questo passo importante, in questo passaggio importante. Ma anche di quello che ha fatto Giovanni Malpezzi in questi anni, perché se nasce una lista civica così importante, che riesce a creare un polo d'attrazione così importante, perché adesso le forze... noi eravamo pronti a fare questa conferenza, eravamo pronti come forze civiche e politiche, ma non vi nascondo che potranno entrare anche altri elementi. Quindi comunque la lista è in evoluzione, vi dicevo, un polo di attrazione. Quanto polo di attrazione, fino al giorno prima delle elezioni, potrebbe attrarre a sé anche altri movimenti che saranno ben accetti, si saranno disposti ovviamente a condividere
le linee principali che ci stiamo dando come sviluppo del programma elettorale. Allora, dicevo, ma che cosa ha fatto di buono Giovanni Malpezzi e Faenza? Pensiamoci un attimo. Ha fatto il piano sosta, però, un progettone. Ha fatto l'outlet, non mi sembra, quasi. Ha siglato la morte dell'OMSA e ha ricollocato tutte le dipendenti, non mi sembra nemmeno. Ha dato molta sicurezza alla città, zero. Ha tutelato i cittadini di Faenza, zero. Ha tutelato, per esempio, i rom che non vogliono rispettare le regole sul territorio. Quello sì, perché fa politicamente corretto e fa tanto perbenismo. Noi non siamo una lista di perbenisti. Noi non vogliamo vendere perbenismo. Noi vogliamo vendere cose possibili. Noi vogliamo vendere quello che è un sogno, quello che è un'idea. Non vogliamo vendere fanta politica o fanta idee. Non vogliamo nasconderci dietro tutti i tavoli di confronto del PD. Non vogliamo nasconderci dietro all'idea di compartecipazione attiva dei cittadini del PD. Non vogliamo nasconderci dietro tutte queste cose. Noi siamo la lista anti-Malpezzi per eccellenza. Noi siamo i suoi avversari politici. E ci contrapponiamo in tutto e per tutto a questo. Questo deve essere importante da capire, perché noi non ci nascondiamo dietro a nessun velo. Quindi, detto questo, detto quello che ha fatto di importante Giovanni Malpezzi, cioè nulla a nostro avviso, dietro il sindaco, dopo aver detto che abbiamo avuto il sindaco peggiore di questi 50 anni, no? di Faenza, degli ultimi 50 anni, e credo che sia un dato incontrovertibile. Quindi preso atto di tutti questi dati, quindi preso atto della situazione di una Faenza in degrado, una Faenza che sta scivolando sempre più nel baratro, andiamo a parlare di quella che invece è stata la definizione della mia candidatura per arrivare poi a quelli che sono i nostri obiettivi. Allora, è già tanto che la gente mi chiede di candidarmi e questo ormai credo che sia un dato noto. È già tanto che stiamo valutando all'interno del gruppo, che abbiamo perso anche svariate sere, a valutare chi potesse candidarsi. Io devo ringraziare gli amici che fanno parte della coalizione perché hanno riconosciuto in me quella persona che in tutti questi anni ha sempre lottato contro il sindaco, spesso e volentieri solo contro tutti, ma che ha sempre lottato in maniera informata, leale, ma anche dura e pura, usando un termine leghista. Quindi io credo che questo sia stato un passaggio importante, perché gli amici, riconoscendomi questo, mi hanno messo in condizione di fare una riflessione seria. Ero molto indeciso perché ovviamente anche la mia vita privata in questo momento sta attraversando un momento molto delicato, come voi sapete, però alla fine anch'io ho fatto una riflessione personale. E ho pensato che tutti i miei sacrifici di questi anni per lottare contro questa egemonia che sta portando nel fosso appunto Faenza portavano forse qui. Tutti questi sacrifici, questi pegni che ho dovuto pagare, perché lottare contro un partito così forte in città vuol dire pagare anche dei pegni, no? E allora ho creduto che tutto quello che ho fatto fino a questo momento era destinato e mi portava su questa strada. Allora, forte dell'incoraggiamento degli amici, ho deciso di prendere questa responsabilità ed eccomi qui come candidato sindaco. Ma è una candidatura strana, io so già che qualcuno dirà, ma Grillini non è dirigente del nuovo centrodestra di un partito che ha il governo. È un uomo di partito, vi presentate come lista civica. Beh, Grillini innanzitutto ha fatto 5 anni di amministrazione comunale, già consigliere comunale, facendo opposizione ma parlando sempre solo dei problemi cittadini. Non ho mai parlato di politica, non ho mai parlato di colori, ho sempre parlato appunto di persone. E torniamo qui.
Grillini si candida non come politico ma come persona, ed è questo l'elemento aggiuntivo che mi ha fatto decidere in positivo per questa candidatura, perché mi è stato chiesto di metterci la faccia, di lasciare fuori qualsiasi vessillo, qualsiasi armatura colorata. Mi candido mettendoci solamente la faccia, come ho fatto in tutti questi anni, e questa è la garanzia della bontà del progetto, perché siamo persone normali che ci mettono la faccia, ci mettono il sudore, ci mettono il cuore. Io primo tra tutti. E credo che questo anche i miei oppositori me lo debbano riconoscere. Che cosa vogliamo per Faenza? Quali obiettivi abbiamo per Faenza? Sicuramente la sicurezza. Questo sarà un punto del nostro programma amplissimo, su cui lavoreremo tanto, tanto e tanto. È vero che in materia di sicurezza pubblica il Comune forse non può fare tanto, ma quel poco che può fare qui non viene fatto. E quindi noi ci proponiamo di farlo, e di farlo con proposte che leggerete mano a mano in questi mesi, saranno proposte fattibili e serie. Oltre a tutto questo, di che cosa ha bisogno Faenza? Faenza è preda del degrado. Dobbiamo contrastare il degrado, dobbiamo aiutare le famiglie numerose, dobbiamo tornare a occuparci dei bambini, perché qui manchiamo anche di sensibilità. C'è un sindaco che non pensa in maniera forte ai bambini, no? Non ci pensa affatto. Quindi pensiamo a rifare i giochi dei parchi, pensiamo alla loro sicurezza, pensiamo al loro benessere, pensiamo alla loro tutela, pensiamo alla tutela dei pensionati e degli invalidi. E quando parliamo di case popolari, creiamo un po' di filtro, perché non è giusto che un cittadino italiano o anche extracomunitario, ben inteso, che vive e lavora da anni, che si è integrato duramente nel territorio, venga superato da uno che arriva il giorno prima, adesso sto forzando, però da Paquetato, o anche da Verona, per carità, non voglio fare delle discriminanti. Bisogna creare un criterio, bisogna verificare se questa gente lavora oppure no. Non possiamo dare prima a chi non si merita e non dare a chi si merita. Troppe volte ho visto pensionati che hanno fatto la guerra qui, che hanno costruito con il loro sangue Faenza, piangere perché non hanno nulla, perché sono stati sfortunati e non hanno figli che possano prendersi cura di loro, ma che vengono puntualmente superate nelle graduatorie da uno che arriva il giorno prima da chissà dove. Questo non deve più esistere a Faenza. Ci deve essere una meritocrazia sociale che va al di là delle etnie, però una meritocrazia sociale. Parliamo dei tanto famigerati Rom. Allora, i Rom vanno rispettati, sono esseri umani come noi e come tutte le altre persone, ma vanno rispettati nella misura in cui hanno voglia di integrarsi e di rispettare le regole. Se i Rom hanno voglia di fare questo, allora gli spettano gli stessi identici trattamenti che spettano un cittadino italiano qualsiasi che risiede nel comune. Nulla più, nulla meno. Ma se non rispettano le regole e non hanno voglia di integrarsi, non sono graditi qui nel nostro comune. Noi non li vogliamo, vogliamo persone che collaborano, vogliamo persone, ripeto, e le persone sono persone positive. Quindi noi dobbiamo cercare di portare la città in una determinata direzione. È quella della tutela dei soggetti deboli e meritevoli. Cosa facciamo per il nostro territorio? Non ci sono eventi sul nostro territorio, ce ne sono pochissimi. Io mi sto attivando già ora per portare degli eventi importanti. Bisogna creare indotto attraverso gli eventi, siamo ingessati, bisogna portare soldi, un momento dove l'economia permette poco ai comuni, perché i comuni non hanno molti soldi. Precisando che quei pochi soldi che ha il Comune di Faenza li spende malissimo e li finisce. Ma detto questo, quindi già lì rimarrebbero tanti soldi spendibili e spendibili meglio, ma quei pochi soldi che servirebbero per fare qualcos'altro, bisogna essere capaci di andare a prendere, dai finanziamenti statali, dai finanziamenti europei. Ecco perché stiamo pensando
a progetti europei che possano sostenere i rioni, che possano sostenere lo sport, che possano sostenere le varie realtà sociali. Io avevo proposto, sono contento che ci sia qui tra gli amici anche l'assessore competente, avevo proposto di far sì che il Comune di Faenza assumesse lavoratori socialmente utili. Che cosa sono? Sono lavoratori che l'INPS paga, quindi non gravano sulle spalle del Comune e delle società partecipate al Comune, lavoratori disoccupati, quindi avremmo avuto la possibilità di cavare disoccupazione dal territorio, e la disoccupazione non è stata cavata per pigrizia. E noi questa cosa la faremo. Questo è un esempio di come si vanno a cercare i finanziamenti, dove come si vanno a cercare i fondi quando non si possono trovare in altra maniera, perché comunque effettivamente i soldi non sono tantissimi, ripetendo che quei pochi si possono comunque spendere meglio. Quindi vogliamo anche fare qualcosa per lo sport. Io credo che sia possibile anche per esempio uno stadio nuovo, ma prima di uno stadio nuovo penso che sia dovere di un primo cittadino ripristinare tutte quelle palestre che tra 2 o 3 anni o 5 anni non ci saranno più, che usano i nostri bambini per fare i loro corsi di calcio, di pallavolo, che altro, che stanno cadendo a pezzi. Palestre che per fortuna sono state fatte 50 anni fa, ma che non possono rimanere in piedi per sempre. Bisogna ripristinare il nostro patrimonio, renderlo di nuovo fruibile e rinnovarlo. Quindi ci sono delle operazioni che un buon padre di famiglia, e io quello che critico al sindaco Malpezzi, che è una bravissima persona, però critico che non, come primo cittadino di sicuro non rappresenta l'ideale del buon padre di famiglia, come primo cittadino sto parlando, perché bisogna stare attenti, è abbastanza permaloso. Noi non vogliamo vendere l'invendibile, ma vogliamo vendere sogni fattibili, ripeto, e soprattutto non ci nascondiamo dietro il perbenismo. Siamo stanchi di questa politica perbenista che ci sta propinando questo PD. Questa politica perbenista ha narcotizzato la città, cioè il faentino non ha più voglia di informarsi, prende tutto come dato fatto. Ah, è così, ah, hanno fatto così, ah, a me Malpezzi non piace, però hanno fatto così, ah, sembra che non si possa fare diversamente. Cioè, qui questa giunta sta vendendo del narcotico ai cittadini. Bene. Io faentino è l'antidoto al narcotico, noi siamo l'antidoto a tutto questo, noi apriremo gli occhi ai cittadini, noi saremo la vera alternativa politica, lo torno a ripetere, per i cittadini. Questa è l'evoluzione. Basta perbenismo, basta dire cose per bene, basta dire dobbiamo tenere qui i cittadini rom perché è bello e perché ci fa bello, basta dire aiutiamo i profughi perché ci fa bello. Basta dire, cioè, facciamo quello che dobbiamo fare, facciamolo fatto bene, ma basta venderlo con tante rose, tante fiorelline, spendere dei soldi dei cittadini. Basta tutto questo. Il sostegno alle donne, bene, io sono contento che ci sia un sostegno alla violenza contro le donne, però per esempio una cosa che voglio fare già in campagna elettorale è istituire un fondo per quelle donne sole che crescono dei bambini e non sanno come mantenersi, e anche quegli uomini, perché ci sono anche degli uomini in questa situazione. Cioè fare degli aiuti concreti sul territorio, sulle famiglie, sulle persone, non fare solo interventi destinati al proselitismo, al perbenismo. Questa è la differenza che c'è tra noi e Malpezzi. Vi faccio un esempio: quando Malpezzi si è ricandidato sindaco, che cosa ha fatto? In quella terrazza aveva i suoi bei foglietti riempiti in salsa agrodolce per suscitare emozioni, pietismo, perbenismo da parte della gente, quindi andare a carpiare e a carpiare voti. La differenza è questa, che noi siamo qui invece e io vi sto parlando non con dei foglietti in mano. Io ho seguito una semplicissima scaletta, vista l'emozione. Noi
vi stiamo parlando, io vi sto parlando col cuore, con la testa, voi mi conoscete, tutta Faenza mi conosce e sa che io sono una persona vera, io non ho bisogno di leggere un discorso per arrivare alle persone, questa è la differenza, io non ho bisogno di farmi scrivere un discorso che me l'ha scritto l'amico di partito in base a quelle che sono le ideologie di partito. Io quello che vi ho detto ve l'ho detto in base al sentore, alle idee, al cuore della gente e a quello che ho sentito in tutti questi anni di amministrazione che non funziona. Questa è la differenza. Gente normale che parla alla gente. Gente normale che parla con la sua testa e col suo cuore. Gli interessi politici rimangono fuori e ne comprova proprio l'esperimento che vi dicevo prima, dove i partiti lasciano fuori il simbolo ed entrano solo con i loro valori. E si fondono partiti e realtà civiche insieme in qualcosa di innovativo che si apre a chiunque abbia voglia di cambiare Faenza, che si apre a chiunque abbia voglia di cambiare le cose, un qualcosa che veramente si apre alla città e noi speriamo anche a quei elettori PD che fino adesso si sono tenuti questo velo di narcotico sugli occhi. L'antidoto c'è, noi inizieremo a diffondere questo antidoto per tutta la città, sperando che sia virale, sperando che sia contagioso, sperando che possa salvare Faenza veramente, perché altri 5 anni di mandato di Giovanni Malpezzi vogliono dire la morte totale di Faenza, la morte delle città. Voglio solo fare un inciso, per esempio, parlando di mondo del lavoro. Secondo voi è normale che a Faenza non ci siano più privati? Cioè dobbiamo riportare le industrie private a Faenza. E Faenza è diventata una società cooperativa, ben venga per carità che ci siano ancora le cooperative, perché sennò qui non lavorerebbe quasi più nessuno. Però per un'economia sana bisognerà differenziare il mercato, ci vorranno i privati, dovremo sostenere i privati, credo di sì. Credo proprio di sì, e credo anche che i nostri giovani non debbano trovare lavoro perché il compagno alla loro sinistra ha fatto meno tortellini alla festa di partito rispetto a loro. Credo che il criterio, questa è la sensazione purtroppo, che aleggia in città, e questa è la sensazione triste. Allora credo che bisogna ritornare alla meritocrazia, ma per creare la meritocrazia bisogna dare e innestare nel mercato qualcosa di positivo, qualcosa di sano. Bisogna invertire la corrente, non sarà qualcosa di facile, perché qui c'è un fiume in piena che ha lasciato andare il nostro sindaco, c'è una diga che è saltata. Allora voi tutti sapete che fermare un fiume in piena è difficile, però con tanta forza e tanto coraggio il fiume in piena si può arginare, si può deviare e pian piano l'acqua diventa sempre meno violenta. E allora forse possiamo tornare a una città vivibile, a una città sana, con un mercato sano, con del lavoro per tutti, non solo per gli amici degli amici, dove tutti possono andare a testa alta e di nuovo vantarsi di Faenza, vantarsi dei suoi simboli, come il Museo delle Ceramiche e come, se vogliamo, il Parco Buzzi, per esempio, un altro simbolo lasciato andare. Siamo pieni di simboli che vengono lasciati andare. Abbiamo una piazza più bella forse d'Italia, una delle più belle. Cosa facciamo per valorizzarla? Cosa facciamo per valorizzare il turismo? Non facciamo assolutamente nulla. Siamo immobili, questo è il problema. Questa è una giunta che è immobile, c'è un sindaco che è immobile, subisce le situazioni. Siamo stati allagati 2 volte. Alla prima volta gli ho detto cosa vogliamo fare, va tutto bene. Alla seconda volta cosa dici? È un problema di era, boh, andate da loro. Ma sarà un sindaco. Ma sarà una persona che si prende responsabilità. Questa mattina mi sono alzato, ho guardato una rassegna stampa, c'era un articolo molto interessante che, parlando di Genova, diceva: oltre alla responsabilità per i magistrati ci deve essere la responsabilità anche per i politici. Ma io credo che ci debba essere una responsabilità per i politici e credo che in ognuno di noi, anche se adesso non esiste ancora a livello legale una responsabilità per i politici, credo che nel nostro intimo esista una responsabilità per i politici e credo che nell'intimo anche di tutti gli elettori del PD ci sia una responsabilità nel loro io. E allora bisogna vedere, e sono interessato in questo,
se vorranno perpetrare e violentare il loro io e perpetrare nel votare il PD, Giovanni Malpezzi, o se vorranno provare a cambiare con decisione, con forza, con coraggio, contro le logiche degli amici degli amici. Questa è la sfida. Ed ecco perché, se è vero che Giovanni Malpezzi quel giorno sulla terrazza ha lanciato il guanto di sfida, ecco perché io raccolgo il guanto di sfida. Io lo raccolgo e ci sono. Bene, abbiamo finito. Allora, non vi volevo interrompere, non vi volevo tediare più di tanto, però c'è una chicca che, prima di lasciare spazio alle domande della stampa, vi vorrei far vedere. Spero che siano chiari quelli che sono i nostri progetti, quelle che sono le nostre intenzioni. Ovviamente work in progress, perché speriamo di diventare sempre più grandi, sempre più attrattivi. E io lascerei il gelato alla detta stampa, a Jessica Scarpelli, per poi passarlo eventualmente per alcune domande, e nell'attesa, ecco, di vedere questa chicca che è un po' goliardica, ispirata, se vogliamo, anche ringrazio mio figlio perché me l'ha ispirata lui, se, in senso lato, quindi sorridiamo un po' alla fine di questa conferenza. Grazie.